Allora, oggi intraprenderemo il percorso che ci porta alle cascate del Fosso del Norcino. Era meglio il mare. L'avventura è sempre più fitta. Marco, lo zaino mi sta a fare, tieni qua. E allora, buongiorno a tutti. Oggi siamo a una nuova avventura alle cascatelle di Fosso del Norcino e speriamo oggi di arrivarci, di uscirne vivi. Oggi siamo in compagnia dei nostri ospiti, che sono loro. Salutate! Ciao! Siamo già arrivati, questo è il piccolino. Orario molto comodo, fresco, sempre per arrivare, specialmente con i bambini che sono molto più forti di noi, secondo me. 11:34, sole a picco, ma ce la faremo. Sta sotto l'albero per un rifornimento di acqua. Mi posso bagnare? Senti il caldo. Fa veramente caldo, perché noi scegliamo sempre orari molto insoliti. Sono le 12 quasi. Ovviamente siamo sempre sprovvisti di mappa, però dai, il sentiero spero che si capisce. Oggi abbiamo altri amici di viaggio, e composti per la maggior parte da bambini. E niente, siamo così ansiosi di rinfrescarci nelle cascate. Godiamoci questo percorso. Ci presentiamo tutti i nostri amici di viaggio. Abbiamo la Vale. Hi. Vale, saluta tutto il Life Travel, il canale dei viaggi. Hola a todos. Oggi è spagnola. Amigos. Un po' English. Un po' poliglotta. Beh, dobbiamo salutare tutti. Beh, giusto un paio di lingue, il resto lo lasciamo. Sì. Perché tedesco, cinese, mandarino e tutto il resto lo sarebbe lasciamo. Sarebbe bello, però insomma. Sì, però sarebbe pure complicato. Impegnativo. Abbiamo Leonardo. Ma perché non lo chiami te? Che non mi ricordo come ti chiami tu. Poi abbiamo, come ti chiami tu? Lucia. Vai. Ok, abbiamo, lui si chiama? Daniele. Ok, lei? Alicia è una YouTuber, una prossima YouTuber, che la vediamo su questi canali. Di cosa tratterai, Alicia, il tuo canale? Non lo so. Trucco? Ballo? Viaggi, amici? Ma che ne so io? Abbiamo ancora intrapreso. Prendo spunto da Valerio Mazzei, però. Ok, saluto a Valerio Mazzei. Chi è che non conosce Valerio Mazzei? Qui abbiamo anche il reduce delle altre cascatelle, dove ci siamo persi, dove è successo di tutto. Scivoloni, acqua finita, sentieri bloccati, il successo di tutto. Siamo reduci, però ancora dobbiamo finire. Cinghiali in mezzo al bosco pure. Anche i cinghiali. Però diciamo che... quello è da... È un percorso ancora da completare. Ancora da completare, esatto. Ci sarà la parte 2 delle cascatelle. Che, giro inverso. Che faremo dal giro inverso. Oggi con facciamo... le scarpe adatte, in modo che riusciremo anche a fare il percorso, quello più difficile, a picco sul... Esatto. Sul guado, sul sentiero quello alto.
senza ovviamente dover ricorrere a rischi o... Ma come diceva Verdone, c'ho l'anticorpi, io, quindi anche se mi prende l'anaconda, mi porta sotto l'acqua, è uguale. Viene l'ice, 10 minuti abbiamo stroncato. 10 minuti abbiamo stroncato, bravo. Beh, oggi è un percorso molto più tranquillo, con i bambini, oddio, speriamo. E proseguiamo il viaggio. Questo è un albero bellissimo, ragazzi. Guardate che bello. È un albero bellissimo questo. Stupendo. Stupefacente. De una strega. Però dai, è una piacevole passeggiata, adesso inizia anche adesso un po' l'ombra. Anche un fiumicazzolo un po'. Ragazzi, ascoltate il silenzio della natura. Ascoltate questi rumori. Questo video arriva a 100.000 like, faremo il video di stare 24 ore in questa foresta. Ottima sfida, ottima sfida. Allora, sentiamo già il rumore dei soccorsi, però non l'abbiamo chiamato. Chiamati te, Michel? No. Ci hanno capito. L'hanno avvisati, mi sa, qualche esterno che sa che stiamo qua dentro, che non ci riesce a rintracciare perché qui i cellulari li prendono. E comunque l'avventura è sempre più fitta. Cioè, spalle bruciate, Mitch? Sì, diciamo, abbastanza cotte, sì, due zaini è l'ideale. Sulle spalle bruciacchiate del sole. Là ci sono altre persone che la cosa, non so se è buona come cosa oppure negativa il fatto di stare con altre persone. Il lato positivo è sicuramente se succede qualcosa non sei solo. Il lato negativo è... ci sarà un sacco di gente lì. Troveremo uno spazio di posto per fare il nostro ristoro? Vediamo. Che cosa? Marco, guarda, ho parlato col bagnino, dice che solo posti in terza fila, in prima fila è tutto occupato. E niente. Però dice che a una certa ora arriva la barchetta con il bibitaro. Siamo arrivati, piano che scivoliamo, la cascata del Norcino. Che mi dà idea proprio di norcineria, roba di mangiare.